Buonasera, i Pink Floyd l'hanno chiamata anche The Dark Side of the Moon, la parte nera della luna. C'è la parte nera un po' in tutto, nei corpi celesti, negli esseri umani, nelle città, anche nella nostra regione. Allora iniziamo questo ciclo di incontri con la parte noir, diciamo che ci appartiene del nostro territorio. Raccontando quella che è la storia principe che ha caratterizzato quegli anni che vanno dal 1968 al 1985, i famosi otto duplici delitti del mostro di Firenze. Se dovessimo raccontare la storia del mostro di Firenze avremmo bisogno di ore e ore di palinsesto. Ci sono delle notizie che ci arrivano anche di novità, ma stiamo parlando di una storia che per risultanze scientifiche, giurisprudenziali e processi conclusi, ma soprattutto persone che non ci sono più, appartiene oggettivamente a una memoria che per certi aspetti è condivisa ma non da tutti. Le nuove generazioni non conoscono il mostro di Firenze, le nuove generazioni non sanno che cosa voleva dire uscire all'inizio degli anni Ottanta con il rischio di trovarsi magari appartati in una piazzola con accanto forse il mostro di Firenze. La paura in quegli anni era estremamente forte tra i giovani, la caccia all'uomo o agli uomini era un qualcosa che si percepiva tutti i giorni nella vita di una città, e stiamo parlando di Firenze e la sua cintura, che oggi potremmo dire metropolitana. Allora, noi vogliamo cominciare questo racconto attraverso un documentario, un piccolo docu che ci terrà compagnia e che vedrete vi terrà inchiodati proprio alla poltrona, perché in questo docu c'è il racconto di questa storia che è durata tanti anni, diversi decenni, ma ci sono soprattutto delle risultanze scientifiche, e queste sono proprio dell'ultim'ora, che potrebbero fare un po' ripensare, in parte l'hanno fatto gli investigatori, su come sono andate le cose da un punto di vista giuridico e su come la parola fine, che non è mai stata scritta sul mostro di Firenze, potrebbe in qualche modo essere di nuovo, come dire, riaperta, e quella parola fine potrebbe scomparire. Do la buonasera e il benvenuto a Paolo Cochi, Buonasera a lei. l'autore del docu che tra poco vedremo. Tre parole sul mostro di Firenze e poi avremo tempo dopo il documentario di parlarne. Ma perché lei si è affezionato così tanto a questa storia? Dunque, io l'ho trattato come un caso storico, ma in effetti il mostro di Firenze è un cold case, il cold case per eccellenza della cronaca giudiziaria italiana, forse il più grande in Italia, ma direi anche nel mondo. E intriga, comunque è un lasso di tempo molto molto ampio per dei crimini seriali, per cui è un caso che non finisce mai, sembra non finire mai. Io ho cercato di dargli un taglio storico, ma in effetti mi rendo conto che non è possibile ancora annoverare la storia a un caso del genere. Allora, ci vediamo il documentario di Paolo Cochi e poi torniamo in studio perché questa è una storia che vi vogliamo raccontare. Ben ritrovati, Nero Toscana è anche questo, cioè quello che avete visto in questo docu. Ci piacerebbe anche metterci un po' di fantasia, ma qui di fantasia ce n'è poca. E allora restiamo a quelli che sono i fatti. Allora, l'inchiesta avviata dalla Procura di Firenze sul cosiddetto mostro di Firenze, questa è stata sempre la storica denominazione, ha portato appunto la Procura di Firenze alla condanna in via definitiva di due uomini identificati come autori materiali di quattro duplici omicidi, i cosiddetti compagni di merende, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, mentre il terzo, Pietro Pacciani, condannato in primo grado a più ergastoli per sette degli otto duplici omicidi e successivamente assolto in appello, è morto prima di essere sottoposto a un nuovo processo di appello da celebrarsi a seguito dell'annullamento nel 96 della sentenza
sentenza di assoluzione da parte della Cassazione. Lo vedete com'è intricata questa vicenda? E io vi ho raccontato soltanto la parte processuale in queste poche righe che ho cercato di sintetizzare attraverso quella che è una storia che è durata tantissimi anni. Paolo Cochi, parto dalla fine, perché sì, forse è giusto farlo. Oggi noi parliamo del mostro di Firenze e il documentario ce l'ha fatto capire, anche perché che risultanze sono emerse in questi ultimi tempi e che lavoro lei ha svolto per far sì che tutto questo poi alla fine interessasse gli investigatori? Dunque, questo, come abbiamo visto, tratta dell'ultimo omicidio del mostro di Firenze, il delitto dei Scopeti. Perché? Perché su questo ultimo delitto vi erano più elementi su cui poter ragionare a livello sia investigativo e sia storico. C'erano delle discordanze che già all'epoca dei fatti, cioè nel 1985, che riguardavano la data dell'omicidio, per cui già all'epoca si parlava di una data diversa, anzi l'equipe della procura che era guidata da De Fazio indicava il sabato come sera dell'omicidio e successivamente anche un'altra perizia di Introna anni dopo dava questa indicazione. Io cosa ho fatto? Ho raccolto il vecchio materiale e oltre questo ho fatto valutare da 5 esperti universitari che abbiamo visto. E le risultanze sono univoche dal punto di vista scientifico. Direi che è un dato incontrovertibile questo. Per allora, cui oggi tutto questo è in mano ai magistrati, agli investigatori. Sappiamo che c'è sostanzialmente un fascicolo aperto che chiaramente non vede soggetti giuridici, diciamo così, indagati, ma che sostanzialmente permette agli investigatori di poter riaprire e in parte replicare determinati esperimenti che potrebbero permettere realmente di mettere agli atti uno spostamento di data, che per spiegarlo alle persone che ci ascoltano in questo momento sembra un po' un ragionamento di lana caprina, ma di fatto a livello scientifico e quindi anche poi conseguentemente giurisprudenziale potrebbe essere estremamente importante. Perché? Perché i testimoni dell'epoca, cioè parliamo di Giancarlo Lotti e Fernando Pucci, parlarono appunto della domenica sera e le sentenze, le condanne appunto a Mario Vanni si basano quasi esclusivamente sull'elemento testimoniale, cioè di Lotti e in quel caso di Pucci. Se noi spostiamo il giorno, l'elemento testimoniale viene a cadere, per cui io non mi sono interessato di chi potesse essere poi realmente il mostro di Firenze, se era Pacciani o no, però comunque potrebbe venire fuori, questo è qualcosa che poi gli investigatori devono valutare, uno scenario diverso. Allora, sullo scenario diverso ci sono anche tante teorie. La storia fine, lo abbiamo detto nel corso della nostra trasmissione, non è mai stata scritta. Oggi però ci troviamo di fronte a riaprire, dopo la bellezza minimo di 20 anni, un percorso anche investigativo estremamente interessante. I protagonisti di queste vicende non ci sono più. No. Questo è un dato determinante. Sì. Se noi dovessimo scrivere, no, ciò che manca a tutto questo, la prima cosa è che manca una pistola, cioè sì, manca la calibro 22, long rifle, che sostanzialmente ha siglato, ha messo la firma a tutti i delitti del mostro di Firenze. Manca l'arma, non mancano, tra virgolette, le persone che teoricamente dovrebbero aver fatto tutto questo. Se mi permette, per 3 delitti sì, mancano proprio i colpevoli. I 2 delitti dell'81. Ha ragione. Parliamo di 5 e non di 7. Per cui se lo si vede nella sua complessità, il caso del mostro di Firenze, qualsiasi idea o teoria, che sia quella ufficiale o quella che di qualsiasi di noi, non può ritenersi soddisfatto con questi risultati processuali.
Entro un po' nella parte personale. Lei da Roma si sposta da anni, lavora su tante cose, diciamo, su tanti temi che comunque coinvolgono la cronaca, anche la cronaca nera, ma non solo. Che cosa l'ha spinto a continuare a seguire una pista come quella del Mostro di Firenze da cronista, da giornalista, da autore? Ma più che altro da storico, se preferisco un po' questo termine, perché essendo molto vasta, molto complessa questa storia, è difficile poi riconoscere quelli che sono gli elementi oggettivi e quelli che poi invece si sono stratificati sopra, ma poi alla fine non hanno un riscontro oggettivo. Facendo questo, ovviamente l'ho analizzato usando le carte processuali, per cui. Allora, la mettiamo così, da storico lei ha riaperto una pista, che è, diciamo, interessante da questo punto di vista. Mi soffermerei un altro secondo su queste risultanze scientifiche che lei è riuscita a tirar fuori. All'epoca non si poteva fare, non esistevano gli strumenti per poter, in qualche modo, riuscire a datare in maniera precisa la morte, delle due povere vittime degli scopeti. Allora, diciamo che la valutazione di questi professionisti è stata fatta sia a livello entomologico sia dal punto di vista tanatologico. L'entomologia nell'85 si era appena affacciata. Spieghiamolo, stiamo parlando di larve che nei cadaveri hanno un percorso di gestazione, diciamo così, è un qualcosa di estremamente truculento, lo sappiamo, però forse, come dire, ci riesce un po' anche a spiegare come la scienza, e lo abbiamo visto in tante fiction, in tante serie americane, può sciogliere delle matasse di cronaca nera estremamente complesse. Prego. Ecco, appunto dicevo, è stata analizzata sotto questi due aspetti. E all'epoca fu fatta una valutazione, ma ne furono fatte più di una, per cui l'equipe di Maurri, il Collegio Medico Fiorentino, indicò nettamente prima della mezzanotte di domenica, mentre quella di De Fazio, che era il consulente della Procura, andò sul sabato. Poi ci fu un'altra perizia, appunto, di Introna, che è stato un po' quello che il medico legale che ha più esperto per quanto riguarda l'entomologia cadaverica, che ha ribadito il sabato. Per cui già all'epoca c'era questa, anche negli stessi investigatori c'era questo dubbio. Abbiamo sentito Sandro Federico, che era il capo della SAM, che testimonia appunto, dice che la convinzione comune era che i cadaveri erano almeno di 2 giorni, per cui già all'epoca c'era questa indicazione. Di nuovo, sicuramente c'è il fatto che l'entomologia e la scienza è andata molto avanti da 30 anni a oggi. Allora potremmo pensare che comunque ripercorrendo tutta la storia dei delitti del Mostro di Firenze attraverso le tecnologie moderne si potrebbe trovare ulteriori risultanze magari o favorevoli a quelle che sono state poi le sentenze Io oppure no? penso di sì perché si può tentare in quanto l'unico elemento che poi la storia del crimine ci insegna è il DNA. E noi abbiamo i reperti, la tenda famosa di Scopeti, ci potrebbe essere un DNA differente, magari da confrontare con quello che può essere il database degli investigatori. Questo può essere perché vi fu una colluttazione in quel delitto e probabilmente l'assassino si potrebbe essere ferito, insomma. Allora, per proseguire la nostra storia, che è una storia, come vedete, fatta anche di colpi di scena che appartengono non soltanto al passato, ma a quello che viviamo in questo momento, c'è da dire sempre per onore di cronaca, per raccontare i fatti poi anche da un punto di vista giudiziario, per come sono andati, che si è cercato a livello di magistratura e quindi di investigatori un livello superiore. Chi poi alla fine aveva, indicato e organizzato questi duplici delitti che in parte sembravano essere ascrivibili a Vanni, Lotti e Pacciani.
tre soggetti coloriti estremamente particolari, insomma, che hanno costellato poi alla fine l'informazione di quegli anni, perché i soggetti appartengono un po' a una cultura popolare e contadina che è piaciuta anche a tantissimi personaggi, giallisti, editorialisti, autori anche stranieri, soprattutto anglosassoni, perché questo è un mondo che è stato frequentato molto dagli scrittori inglesi e anche americani. Ecco, questo livello superiore non ha poi però portato a molto o a nulla, se non ad un'indagine che poi si è chiusa in fase preprocessuale, diciamo così, attraverso il giudice per le indagini preliminari, che segue una pista riferita, e qui ve la leggo, al dottor Francesco Narducci, medico e professore universitario di Perugia, morto nel lago Trasimene a 36 anni il 13 ottobre del 1985, poche settimane dopo l'ultimo della serie di omicidi del mostro di Firenze. La morte all'epoca fu archiviata come incidente e la salma fu tumulata senza procedere ad autopsia, apparendo abbastanza chiara la causa della morte per annegamento. Insomma, in sostanza si chiuse la cosa dicendo che era accaduto una tragedia, un fatto fortuito. Tutto questo poi fu riaperto in un'indagine della Procura di Perugia insieme a quella di Firenze, fu seguita una pista perché comunque Narducci aveva delle risultanze, diciamo così, degli elementi che lo congiungevano a questo percorso, diciamo, riferito all'indagine del mostro di Firenze. Tutto questo finì, e poi do la parola a lei, con il GIP, la dottoressa Marina De Robertis, che dispose l'archiviazione, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Mignini, il GIP nell'ordinanza, e lo scriviamo qui, con cui ha disposto l'archiviazione per insufficienza di prove, pur accogliendo e confermando i risultati delle indagini svolte dalla Procura di Perugia, stabilendo altresì che Narducci era stato ucciso, che il cadavere ripescato il 13 ottobre 85 non poteva essere quello del medico ma quello di uno sconosciuto, che il Narducci era morto in circostanze di tempo e di luogo completamente diverse tra loro e che non era annegato. Sempre secondo il GIP, il Narducci era risultato coinvolto negli ambienti nei quali erano maturati i delitti del mostro di Firenze. Allora, insomma, voglio dire, ciò che è scritto è estremamente forte. Sì, la questione è sempre stata molto complessa, già dall'epoca. Lei mi chiede l'opinione sul discorso di Perugia. C'è stata appunto una sentenza che, diciamo, assolve, no? Quello che sono stati, se non dà luogo a procedere, ma personalmente l'archiviazione. Personalmente, per quello che può contare il mio parere, io ho sempre pensato che non si tratti di un gruppo di persone gli omicidi del mostro di Firenze, e questo è il mio parere personale, per cui il discorso dei mandanti esecutori, per quanto mi riguarda, è sempre stato molto, molto vago, molto aleatorio. Quindi lei dice sostanzialmente questo livello superiore, che comunque porta una pista riferita a Perugia, al medico Narducci, è un qualcosa che magari i criminologi potrebbero chiamare una pista morta, un qualcosa che non potrebbe provocare poi alla fine risultanze ulteriori ai fini di un'indagine. Questo io non mi spingo, posso dire la mia opinione personale è quella di un'unica persona che poteva essere legata magari a determinati contesti, a determinate situazioni, però il gruppo di persone o comunque il mandante e l'esecutore, personalmente ritengo che sia una modalità criminologicamente difficile. Faccio un passo indietro e mi interesserebbe capire poi, diciamo anche il perché, la figura di Pietro Pacciani. Pietro Pacciani, che è diventato un fenomeno mediatico fino a che è rimasto in vita, un soggetto direi unico nel suo genere, anche perché ha fatto conoscere, qui ripeto un po', ma ha fatto conoscere quella Toscana contadina, direi elementare, che sostanzialmente ha ispirato un po' di tutto, quindi
cronaca, attualità, saggistica e quant'altro, ma insomma non scomodiamo nessuno. Notizia di questi giorni, la salma di Pietro Pacciani verrà riesumata, si cercherà di capire con il DNA se proprio è Pietro Pacciani, che poi alla fine questo è il problema vero. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione abbastanza paradossale. La morte di Pietro Pacciani, dovuta a cause naturali, lo possiamo dire, con una sorta di, diciamo così, di funerale fatto un po' in fretta e furia e una sepoltura estremamente veloce, ha anche lì ridato adito sostanzialmente ad una serie di suggestioni, perché per il momento le consideriamo tali. Sì, diciamo che è stata riesumata lo scorso anno, mi Sì, pare, e sì. adesso i resti sono stati Analizzati, chiedo scusa, infatti. sì, analizzati, estratto credo il DNA, no? Per eventuali comparazioni, per cui si tiene il DNA di Pacciani probabilmente per qualcosa, immagino, Quindi qui si ritorna un po' anche alle tecnologie no? Moderno, contemporanee che ci sì. offrono la possibilità in qualche modo di avere Certo. la possibilità di poter studiare cose anche a distanza di 20, 30, 40 anni. Io posso aggiungere come riflessione personale che se fosse stato Pacciani a compiere le scissioni, per esempio nel delitto che abbiamo visto di Scopeti, dovrebbe esserci il suo DNA comunque. E questo perché Pacciani comunque muore da innocente, no? Non fanno il tempo a condannarlo, l'avrebbero sicuramente condannato. Però ci dovrebbe essere Vanni e Pacciani, il DNA di Vanni e Pacciani, o comunque quantomeno di un'altra persona. L'altra cosa che manca sono drammaticamente queste scissioni nelle parti intime femminili, che sostanzialmente sono state una sorta di punto di unione di quasi tutti i duplici delitti, lo possiamo dire. Dopo l'arma manca anche questo. Quando si parlò della pista di Narducci, tutto nacque da una serie di telefonate anonime che parlavano di questo e di minacce sostanzialmente, che parlavano anche di questo tipo di parti, diciamo, proprio anche tessuti, pelle umana escissi e forse conservati. Da qui poi la suggestione, perché di questo ancora si tratta, ha portato a dire non possono essere stati compagni di merende a far tutto questo. E questo potrebbe essere un altro elemento. Ma sì, comunque di solito questa tipologia di delitti vengono pensati da e attuati da comunque menti, diciamo, superiori rispetto a quello che potevano essere quella del Vanni, che come diceva, dicono anche in paese lì dove viveva che quasi non sapeva fare la spesa da solo, insomma. Sulla figura di Pacciani è un attimino più complesso il personaggio rispetto al Vanni. Pacciani comunque abitava in Mugello, e la Miranda Bugli, che era la sua prima fidanzata, quale lui compie quel delitto, quello del Che 51, fu un delitto a sfondo passionale. passionale, e abitava alla Romola, mi pare, no? Per cui lui va a ritrovare. Insomma, la prima indagine su Pacciani direi che ci sta tutta, insomma. Poi gli elementi trovati, sinceramente, parlo di Pacciani, del primo processo, non dei compagni merende, gli elementi trovati, la maxi perquisizione, il bossolo, non poteva essere condannato per quello, Posso secondo dire, faccio un piccolo, come dire, un piccolo cameo. Io c'ero a quella perquisizione. Ero lì su un tetto che osservava a distanza con la telecamera da giovane cronista, allora, ahimè, quello che succedeva in quella perquisizione, che rimase storica anche negli annali, perché poi da lì poi venne trovato il bossolo e da lì, come dire, andò certo. avanti tutta l'indagine. Torno un po' d'attualità. Ripercorre un ragionamento che sostanzialmente, diciamo, colpisce in questi giorni. Questi giorni sono stati quelli che hanno dato, un po' di mesi fa, la sentenza di primo grado per Rodolfo Fiesoli, che era il fondatore della cooperativa del Forteto, a 17 anni, per abusi. Insomma, una storia
tremenda, terribile, che ha coinvolto anche altre persone di questa cooperativa, sulle quali poi non ha niente a che vedere con l'attuale situazione che il Forteto, che si trova nel Mugello, adesso ha. Però sostanzialmente, notizia di cronaca, si trova una correlazione tra Rodolfo Fiesoli e un altro suo vice, e una parte, diciamo così, di un'indagine, sempre riferita al mostro di Firenze, perché in un sottofascicolo delle indagini sull'ultimo delitto scoperti nell'85 furono fatti accertamenti che poi non avevano portato a niente e che avevano coinvolto fra le 100 e passa, circa 180 persone attenzionate, anche Rodolfo Fiesoli. Ora, qui il paragone sarebbe banale, semplice e forse anche paradossale, perché il titolo a nove colonne si riesce a fare molto velocemente su una cosa di questo genere, però ad oggi non c'è niente che da un punto di vista di indagine è stato scritto, e anzi si tende a separare molto due vicende estremamente complesse e traumatiche l'una dall'altra da un punto di vista giudiziario. Sta così, certo, più o meno. Certo. Beh, direi di sì, perché comunque il Mugello entra nella storia del mostro di Firenze per vari fatti, ma comunque fatti relativi alla lettera a Silvia Della Monica, che viene spedita a San Piero a Sieve. Ricordiamo, c'era un brandello di tessuto che apparteneva a una delle vittime. Alla ragazza francese, viene appunto spedita da San Piero a Sieve, paese nel quale, mi rivelò appunto il magistrato in una mia intervista pochi anni fa, che in quell'anno lei aveva la residenza estiva, aveva una casa in affitto in estate proprio lì, in quella località, quella qui, zona. Per cui questo si può dire sul discorso Mugello. Ricordiamo che il Mugello poi è stato tristemente, come dire, la scena di un percorso drammatico. Quattro vittime proprio nel Mugello. A me quella che mi colpì di più e mi ricorda è Pierontini, il cui padre seguì fino alla morte tutte quelle che erano l'udienze riferite sicuramente al primo processo a Pietro Pacciani. Sì. Il Mugello si interseca estremamente forte con delle parti dove il mostro colpì nell'altra parte, diciamo, di Firenze, quasi nella parte opposta. Certo. Lei ha mai creduto a una sorta, come dire, di disegno anche, come dire, di percorso che il mostro ha fatto spostandosi in aree isolate della cintura fiorentina e coinvolgendo luoghi, paesi, boschi, zone che poi in certe circostanze possono conoscere soltanto i cacciatori, i boscaioli, i contadini? Sicuramente conosceva le zone e sicuramente conosceva il Mugello, perché il Mugello è una realtà completamente distaccata da Firenze, no? Non è la Val di Pesa o comunque Giogoli. E secondo me poteva essere un punto significativo per il mostro di Firenze. Gli altri delitti vengono compiuti nei pressi dell'asse autostradale, se noi andiamo a guardare geograficamente. Per cui, secondo me, da un punto di vista di geographic profiler, se vogliamo avventurarci sotto queste cose, ci può anche stare il discorso che il Mugello, infatti Pacciani, venendo dal Mugello e avendo compiuto un delitto efferato in Mugello, fu uno degli elementi fondamentali, no? Che lo indicarono come possibile mostro di Firenze. Allora, qui sarà la procura ad andare avanti se vorrà andare, gli investigatori che prenderanno in mano la situazione. Noi abbiamo cercato oggi di raccontarvi in maniera, possiamo dire, sintetica, non esaustiva, però non voleva nemmeno essere di parte, una storia che ha caratterizzato la storia di Firenze a partire dalla fine degli anni 60 ed è arrivata oggi nel 2015. Non sappiamo se tutto questo andrà avanti o se si fermerà, però tutte le volte che noi parliamo del mostro di Firenze, la Toscana e più in generale una parte molto importante d'Italia riacquista una memoria su un case history, una storia. Storia di dramma e nera che sostanzialmente non ha eguali. Voglio chiudere con lei con questo riferimento. Ha ritrovato casi di questo genere, occupandosi anche magari di eventi che sono successi fuori? Non voglio scomodare Jack lo Squartatore, ma insomma, se dovessimo ritrovare situazioni simili nel mondo di questo serial killer o di più di un serial killer. Beh,
Guardi, a livello di letteratura sì, non di coppiette, ecco questa particolarità che gli omicidi di coppiette sono sempre molto molto rari, però a livello di letteratura sì, ma tutte le indagini che ci sono, gli anni di indagine si sono stratificate, tutti i processi, secondo me è un caso veramente unico al mondo. Ci promette, e le chiediamo una mano, che se dovesse succedere, diciamo, qualcosa di particolarmente interessante, lei rimette la cifra stilistica e la penna, diciamo così, oltre che la telecamera e il microfono, a questa storia? Da Guardi, sono tanti anni storico, che. perché lei ha detto che è uno storico, Sì. quindi io la voglio considerare tale, autore storico. Penso di sì, insomma, vediamo gli eventi come andranno a finire. Grazie, grazie Paolo Grazie Cochi. A Nero Toscana oggi abbiamo raccontato la storia dei delitti del mostro di Firenze. Buona serata, buon proseguimento con RTV 38. a lei. Sono passati 30 anni dall'ultimo duplice delitto del mostro di Firenze. Era una notte di settembre, era la piazzola degli Scopeti, era il 1985. Le vittime furono due turisti francesi, Jean-Michel Crevecchevili e Nadine Morion. Ma a che ora avvenne veramente il delitto? In che giorno avvenne veramente il delitto? Oggi nuove ricerche scientifiche, nuovi pareri di esperti basati sui dati dell'epoca, mai riletti con le tecnologie di oggi e con un nuovo occhio, ci consentono probabilmente di dare una svolta a questa vicenda e di ipotizzare una data completamente differente per l'ultimo delitto. La notte sembra un mantello nero gettato sulla piazzola degli Scopeti. La piccola tenda di Nadine e Jean-Michel giace al ridosso dell'inizio del bosco. La luna all'ultimo quarto illumina tenuamente l'esterno della tenda canadese, mentre due turisti francesi sono stretti l'uno all'altra. All'improvviso succede qualcosa. Un coltello squarcia il telo esterno della loro tenda. E subito dopo una beretta calibro 22 inizia a colpire. 9 colpi, calibro 22, serie H. Il ragazzo fugge ma viene rincorso nel bosco ed ucciso con il coltello. L'assassino torna nella tenda e compie l'escisione del seno e del pube su Nadine. Nasconde i corpi e compie il suo gesto di sfida, forse l'atto finale. Spedisce una lettera al magistrato donna Silvia Della Monica. Il contenuto, un lembo di seno della ragazza uccisa. Scopeti è un delitto che ha delle particolarità rispetto ai 7 duplici delitti che lo hanno preceduto. La vera differenza sta nel modus operandi, ma la differenza nel modus operandi è dovuta alla particolarità, cioè al fatto che le vittime fossero dentro la tenda. Dentro questa tenda non è stato ritrovato, e questo è un po' strano francamente per dei campeggiatori, nessun mezzo di illuminazione. Quindi non c'era nessuna lampada a gas, pila, torcia, eccetera. Quindi dobbiamo immaginare che l'assassino avvicinandosi si sia trovato
a dover mirare a dei bersagli che non poteva vedere, ma che poteva presumibilmente, di cui poteva presumibilmente sentire le effusioni, questo dicono i medici legali, cioè che stavano facendo l'amore. Però come faccio a sparare a delle persone che stavolta non vedo? Allora il coltello che normalmente usava per uccidere per le scissioni entra in scena per primo per tagliare la tenda, ma come sappiamo l'assassino in questo caso non è minimamente, non ha conoscenze di campeggio, quindi non sa che le tende canadesi hanno un doppio telo, apre il primo telo, non vede nulla, ottiene l'unico effetto di allarmare le vittime, e ovviamente se ne accorgono loro da dentro che sta accadendo qualcosa, lui da fuori capisce di averle allarmate e comincia a sparare, un po' alla cieca, possiamo anche immaginarcelo questo. E quindi colpisce però purtroppo Nadine Morio, il ragazzo tenta di fuggire e qui c'è la seconda parte che sarà poi l'aggressione alla vittima. Quindi altra particolarità, non solo l'aggressione non funziona bene, non solo è costretto a cambiare il modus operandi, ma è costretto a rincorrere una vittima presumibilmente più giovane di lui che gli sta anche cercando di fuggire. Quindi è veramente il delitto più complesso che si è trovato a commettere questo serial killer. E a che ora sono morti? E soprattutto in che giorno sono morti? L'autopsia all'epoca dette delle indicazioni precise, ma oggi rileggendo quei dati alla luce di ricerche differenti, rivedendo gli stessi dati dell'epoca con nuove tecnologie e con discipline diverse che all'epoca furono soltanto sfiorate, è possibile datare differentemente quel duplice delitto. E datandolo differentemente, cioè arretrandolo, cambia completamente la storia del processo, ne cambiano i protagonisti e tutta la storia deve essere riscritta. Questo delitto è come un domino. Arretrando la sera dell'omicidio, crolla tutto quanto raccontato al processo dei testimoni oculari, Giancarlo Lotti e Fernando Pucci, la cui attendibilità era già molto discutibile, cadono spesso in evidenti contraddizioni. Raccontando quel giorno, dicono con sicurezza che era domenica 8 settembre. Il pomeriggio a Firenze da una prostituta, poi al cinema Arlecchino, per arrivare a sera nella piazzola di Scopeti, proprio in perfetta sincronia con il delitto, cioè per vedere Pacciani e Vanni uccidere. L'altra testimone è Gabriella Ghiribelli, proprio la prostituta da cui appunto si recarono Lotti e Pucci nel pomeriggio e che disse di aver visto una delle auto di Lotti quella sera a Scopeti. Un castello di testimonianze che però oggi viene messo in crisi. Perché il delitto di Scopeti non può essere avvenuto la domenica sera, come è stato scientificamente provato sia dalle perizie passate, ma soprattutto dalle più approfondite analisi scientifiche attuali. Ma allora, i testimoni Lotti e Pucci mentirono? E quale auto vide la testa Ghiribelli la domenica sera nei pressi della piazzola? Cambiando il giorno, cadono una per una le tessere del domino delle sentenze. Ero in sala autoptica e quel caso ha fatto molto discutere, soprattutto per quanto riguarda la cronologia della morte. E c'è stata una grossa discussione non soltanto all'interno dei periti, ma anche fra di noi, perché l'avere attribuito la morte in una giornata diversa è stato praticamente una spinta portata avanti dal professor Maurri, che essendo chiaramente il più esperto di noi è colui che ha avuto praticamente l'ultima parola sulla vicenda, ma in realtà le persone che hanno partecipato all'autopsia non erano del tutto sicure e certe della data della morte, perché sinceramente c'erano alcuni elementi che la facevano anticipare rispetto che al momento in cui realmente è stata situata. La discussione allora si incentrò prevalentemente sul fatto che in una tenda la temperatura aumenta molto e conseguentemente i fenomeni cadaverici si sviluppano con molta più rapidità rispetto a una persona che non è in una tenda assolata.
però lì eravamo non in una tenda assolata, eravamo in un bosco, per cui eravamo in una situazione perlomeno di mezza ombra, non soltanto, ma c'erano tutta una serie di elementi, soprattutto la fauna cadaverica, l'entomologia cadaverica, che deponeva per un'anticipazione della morte al sabato. E il fatto della lunghezza delle larve chiaramente è fondamentale per riuscire a risalire in funzione del tipo di larva al momento della deposizione delle uova. Ecco, per questo io personalmente e altri colleghi anche dell'istituto erano orientati per il sabato sera. Dal materiale che ha potuto valutare, cosa si evince riguardo il giorno dell'omicidio? I due cadaveri, in realtà, nelle immagini che sono relative per quanto riguarda il cadavere maschio, solo e soltanto all'autopsia, mentre invece per la donna abbiamo riproduzioni fotografiche sia del sopralluogo che dell'autopsia, in realtà mostrano, nella loro comparazione, una fase di decadimento colorativo e gassoso sostanzialmente analogo. Certo, la donna è stata altresì vittima di mutilazioni postmortali, il ragazzo invece fu rinvenuto all'interno della tenda, come ricordavamo, mentre il ragazzo all'esterno. Ma le modificazioni fondamentalmente non si distanziano. Qual è il giorno più indicato per il delitto? La domanda è una bella domanda difficile. Sicuramente non oltre la notte del sabato e la domenica, però le evidenze entomologiche, così come risultano dalle immagini, con tutti i limiti già evidenziati, del fatto che non è possibile risalire ad una specie, del fatto che non si può conoscere la situazione climatica, microclimatica reale che sia stata, però non potrebbe neanche essere da escludersi in modo assoluto un evento precedente, quindi con una prima opposizione la mattina del sabato. E la domenica? La sera della domenica è possibile? La sera della domenica il delitto? Quindi con un'opposizione risalente a lunedì mattina, cioè anche il giorno del rinvenimento? Assolutamente no. Non c'è il tempo materiale per compiere l'embriogenesi. Quindi consentire all'insetto all'interno dell'uovo di svilupparsi al punto da poter schiudersi dall'uovo. Noi oggi possiamo fare ed avere questi riferimenti proprio perché in questi anni le ricerche sperimentali effettuate hanno consentito di riprodurre sperimentalmente in cabine di crescita lo sviluppo di diverse specie di ditteri cadaverici, di mosche, a diverse temperature costanti. È necessario per cui spostare all'indietro il giorno della morte, non alla domenica ma al sabato, se no addirittura al venerdì, è così? Ritengo proprio di sì, che sia il periodo più congruo non solo con le modificazioni postmortali espresse dai cadaveri, ma anche e soprattutto con la fase di sviluppo che è visibile in determinate aree del cadavere della donna, soprattutto a livello della mutilazione postmortale pubica e sul fianco, dove sono visibili, oltre che anche sul volto, a livello della testa, corrispondenza della lesività prodotta, dove sono evidenti esemplari in una fase di sviluppo che, ripeto, può essere e appare del tutto incompatibile con le 16-18 ore di intervallo attribuite ad ICTU. Poiché le mosche di interesse forense non depongono durante la notte, quindi in fase buia, qualora il decesso fosse avvenuto la domenica sera, ci saremmo aspettati una colonizzazione il lunedì mattina. Il tempo di sviluppo delle uova, quindi il tempo che intercorre da quando le uova sono deposte a quando le prime larve escono, è di alcune ore. Le dimensioni delle larve, almeno le dimensioni relative, utilizzando i parametri dimensioni umane per quantificare le dimensioni delle larve, comunque indicano delle larve in avanzato stadio di sviluppo, quindi non è compatibile con una schiusa delle uova venuta lunedì mattina. Quindi
quindi andrebbe... Ed andremmo in questa maniera ad anticipare non più alla nottata tra la domenica e il lunedì, ma esattamente tra la nottata del sabato e della domenica. E questo sarebbe stato il tempo minimo necessario a che i cadaveri fossero colonizzati dagli insetti necrofagi, con il tempo necessario per una deposizione di cluster di uova, il periodo necessario per la loro schiusa e lo sviluppo delle prime fasi larvali, che poi sono quelle visibili nelle riproduzioni fotografiche. Sì, le foto dell'epoca che ho potuto riesaminare sono abbastanza significative per anticipare la data dell'evento morte alla notte del sabato, cioè alla notte intercorrente fra il sabato e la domenica, perché ci sono fenomeni putrefattivi molto avanzati e c'è uno sviluppo di larve sufficientemente ampio da poter ipotizzare questo momento come cronologia della morte. Anche sul cadavere dell'uomo? Anche sul cadavere dell'uomo. Che invece di essere all'interno della tenda e pertanto non sottoposto al teorico calore accumulato all'interno dell'abitacolo della tenda, era all'aperto e pertanto esposto sì al calore, al sole, però non con quella eccessiva importanza che è stata data alla tenda stessa. La deposizione del lunedì mattina, poiché implica lo sviluppo embrionale, quindi la schiusa, un tempo minimo di 18 ore, una deposizione del mattino significa che al momento del sopralluogo trovi soltanto uova, certo. Non ci sono larve, mentre le foto dimostrano che ci sono larve e che alcune sono anche piuttosto grandi, mature. È più plausibile che il delitto sia avvenuto il sabato sera o il venerdì addirittura? Sì, eventualmente anche il venerdì non è da escludere, su base entomologica. Non avevamo una preparazione sufficiente. Adesso la situazione è molto cambiata in questi ultimi anni. Quanto può essere valido fare una sorta di valutazione da una relazione da delle foto rispetto al... Allora, consideriamo due fatti, che le relazioni medico-legali hanno la caratteristica di essere descrittive, per cui il medico-legale nel momento in cui scrive una relazione descrive e non fa diagnosi. La diagnosi e l'epicrisi avviene soltanto alla fine della relazione, per cui già la descrizione può essere utilizzabile. In più le foto... che riescono a evocare immediatamente l'immagine di quello che si è descritto, servono in maniera abbastanza preponderante a dare un quadro molto obiettivo della situazione. Quella fu l'unico sopralluogo dove noi avevamo ricevuto delle direttive precise. Il dottor Vigna addirittura arrivò a predisporre, una volta accertato che c'è stato un omicidio attribuibile al mostro, parte l'elicottero, va a prendere il professor De Fazio, che dovrà essere il primo, a parte i eventuali ovviamente soccorritori, se necessari, a fare il sopralluogo. E devo dire che così avvenne. Io i cadaveri li ho visti. Io non faccio non ho mai fatto il medico, però insomma, l'ho visti tanti. Io immediatamente, perché lì l'omicidio venne scoperto il lunedì,
ho sempre pensato, tant'è che le indagini non venne assolutamente trascurate il sabato. E se vuole sapere la mia opinione, che ripeto, trattasi di opinione, perché io poi mi rimetto agli esperti in materia che ovviamente ne sapevano e ne sanno più di me, l'omicidio di Scopeti è avvenuto di sabato. Anche a questo riguardo noi abbiamo prodotto una sorta di studio che si fonda sulle risultanze del rigor mortis. Senza perderci in molti dettagli, una spiegazione troppo complicata, diciamo semplicemente che il rigor mortis è quello stato di rigidità cadaverica che interviene solitamente dopo 3 ore dalla morte, ha una fase di ascesa, compresa fra le 13 e le 12 ore, una fase di consolidamento tra le 24 e le 48 dal momento della morte e poi di risoluzione che si completa in 72 ore dalla morte. Ecco, ora, siccome i cadaveri dei due ragazzi furono rinvenuti rigidi alle ore 17 del giorno lunedì 9 settembre e siccome lo stato di rigidità si era risolto per entrambi entro la mezzanotte dello stesso giorno, spostando indietro le lancette dell'orologio e fatti i debiti conti, arriva alla conclusione che questi signori, questi poveri ragazzi non possono essere stati uccisi, come dice la perizia Maurri, nettamente prima della mezzanotte della domenica, ma necessariamente, matematicamente, devono essere stati uccisi prima, quindi nella notte probabilmente fra sabato e domenica, se non addirittura in quella fra venerdì e sabato. L'ultimo delitto non sia stato commesso il giorno che viene indicato nel capo di imputazione, assolutamente, è stato commesso sicuramente prima, innanzitutto per la putrefazione avanzatissima di questi due poveri corpi e che dimostravano la morte non di poche ore ma di qualche giorno prima. Io tentai di fare anche una ricerca sulla cosiddetta mosca carnaria e proposi anche qui all'attenzione della Corte d'Assise questo mio dubbio. La Corte d'Assise, ormai era così, è chiuso. Però era un dubbio di natura scientifica che doveva essere risolto dalla scienza, non tanto dalla giustizia. Ci sono anche le relazioni di servizio della polizia scientifica. Certo, le relazioni di servizio della polizia scientifica, in modo particolare i dettagli scritti e vergati sui rilievi effettuati dalla squadra della polizia scientifica di Firenze, fra cui mi ricordo il nome dell'ispettore Autorino, dichiarazione poi fu ripetuta anche nel corso dell'esame dibattimentale quando lo stesso Autorino fu sentito nel processo Pacciani, dando atto che il cadavere del ragazzo era in stato di media decomposizione, mentre quello della ragazza era in stato di avanzata decomposizione. E qui sono passate 16-18 ore dalla morte, impossibile. I testimoni su cui si basa la sentenza, quella notte, più o meno a quelle ore e nei dintorni della piazzola degli Scopeti, videro tutta una serie di cose. Avvistarono autovetture, avvistarono persone, videro circostanze che furono riportate nel processo. Se però la data del delitto deve essere arretrata, e deve essere arretrata, a questo punto tutte queste testimonianze cambiano completamente di peso. Perché chi è stato veramente visto da chi e che cosa è stato veramente visto? La sentenza parla di testimoni che videro in vita i ragazzi francesi la domenica, ma dagli atti processuali
cosa risulta? Intanto le modalità di riconoscimento della ragazza, per cui i testimoni o sedicenti tali che furono interpellati per sapere se dove, se come, se quando avessero visto Nadine Muriot sono stati sollecitati sulla base di una fotografia che non corrispondeva più alla realtà. Abbiamo una fotografia che magari poi dopo la facciamo vedere bene, che per la quale si intuisce profondamente la differenza che c'è tra le fattezze di Nadine al momento del fatto e quelle che invece si ravvisano nel documento che poi era una carta d'identità utilizzata per effettuare il riconoscimento. Ai testimoni è stato mostrato comunque, è stata mostrata la foto sulla carta d'identità della Muriot in cui lei ha i capelli cortissimi, che è una foto però vecchia. La Muriot all'atto della morte aveva i capelli molto più cresciuti, probabilmente non esattamente ancora fino alle spalle, ma senz'altro più lunghi, quindi possiamo dire senz'altro fino a qui, e i suoi capelli più cresciuti anche dal punto di vista del volume sono capelli mossi e non cortissimi e lisci come appaiono alla foto, insomma un'altra persona. Quindi è evidente che tutti i testimoni hanno visto la foto sbagliata e hanno fatto riferimento alla persona sbagliata. Per la sentenza, Nadine e Jean-Michel sabato e domenica erano vivi. Ma chi ha visto realmente i due francesi? Ci sono testimoni sicuramente per venerdì sera, ma poi, nei giorni successivi, le testimonianze diventano del tutto inattendibili. I testimoni che vedono in vita i due ragazzi francesi alla festa dell'unità di Cerbaglia, noi abbiamo due tipologie. Un test che si chiama appunto Cantini, che li vede il venerdì sera. Un altro test che però arriva 12 anni dopo, nel 97, al processo, che dice non è sicuro, propende per di averli visti per la domenica sera. Assolutamente, da una parte abbiamo quella del Cantini, che viene resa nell'immediatezza del fatto, e che effettivamente in termini di attendibilità e di accuratezza del ricordo è forse quella più valida, per così dire. Cosa dice il Cantini? Il Cantini afferma fondamentalmente di aver probabilmente, e sottolineo probabilmente, notato questi due soggetti, ma cosa molto importante, sottolinea la differenza della ragazza che ha visto nella festa dell'unità, la ragazza francese che ha visto nella festa dell'unità, rispetto a quella che invece era la foto della nazione. Per cui lui parla effettivamente di una ragazza con i capelli lunghi o comunque lunghi all'altezza delle spalle e ricci. Ma soprattutto un elemento che rende particolarmente attendibile questa testimonianza è il fatto che il Cantini dichiara chiaramente che molti dettagli non li ricorda. E soprattutto manifesta i classici buchi e imprecisioni della memoria che sono tipiche di un ricordo genuino. La testimonianza appunto di Cantini è riferita, vede i giovani quando? La sera del venerdì del giorno 6. Il test Cantini è quello che effettivamente per noi è il più attendibile. Perché? Perché è l'unico che spontaneamente ricorda il fatto che la ragazza che vede in foto, sempre con i capelli corti, cioè la foto sbagliata, assomigliava fortemente a quella ma con i capelli più lunghi, e lo dice praticamente nell'immediatezza, quindi è il test più attendibile per noi perché ha un ricordo fresco e senza correzioni esterne, anzi andando a correggere l'immagine sbagliata fa un riconoscimento corretto, cioè riporta alla luce un dato mnestico che è assolutamente reale. Mentre meno attendibile ci sembra assolutamente il test Fantoni, perché arriva 12 anni dopo e ha tra l'altro, quindi ovviamente a quel punto lì, un'indecisione circa il giorno giusto. Oltre al fatto che naturalmente dopo 12 anni il dato mnestico chiaramente viene a saltare abbastanza, ma la testimonianza Fantoni è una testimonianza che oggi alla luce del dato entomologico odierno chiaramente perde completamente di peso. Molta gente all'epoca è entrata nel processo con delle dichiarazioni che voleva fare spontaneamente, ma che a mio avviso sono state anche fortemente suggestionate dalla campagna di stampa anti Pacciani. Non è un caso che diversi testimoni
hanno effettuato il riconoscimento di Pacciani sulla base dei quotidiani, ma tornando ai francesi si può dire che l'avvistamento della domenica è un avvistamento sicuramente che ha peso zero, per il semplice motivo che il dato entomologico ci sposta tutto verosimilmente, assieme alle altre testimonianze, alla notte tra venerdì e sabato. Vi furono però altri due testimoni che dichiararono di aver visto la ragazza francese la domenica mattina. Se noi andiamo a rileggere in concreto i verbali, vediamo che uno di loro ha dichiarato di aver visto una ragazza alla quale avrebbe servito un'acqua brillante che assomigliava alla foto che gli veniva mostrata, che parlava uno stentato italiano, non ci dice altro. Una foto della Morio vecchia. Una foto della Morio vecchia di vent'anni prima. Dunque, dal verbale originario del 1985, cioè nell'immediatezza dei fatti, l'uomo non viene visto. Viene vista una ragazza dai capelli corti. Basta. Poi nel corso degli anni questi ricordi mutano, si precisano, vengono sentiti nuovamente, ma nel dibattimento a carico di Pietro Pacciani, allora l'acqua brillante diventa un panino e la ragazza, che comunque rimane da sola, si serve del bagno per circa una quindicina di minuti, però del ragazzo non si parla. E l'altro, quello che si è affacciato, anzi, ha un momento, diciamo, di perplessità, perché quando gli viene chiesto se può confermare la circostanza si trattasse di una Golf GT di colore bianco, risponde invece che era una Renault 4. Invece poi l'apice lo raggiungiamo nell'udienza del 27 gennaio 1998. Sembrerebbe che i due sia stata servita addirittura niente poco di meno che un'abbondante colazione, da tutti e due, non da uno solo, quindi anche quello che stava al piano di sopra scende al piano di sotto, si mette il grembiulino e serve questa colazione abbondantissima a base di brioche, caffè, latte e quanto c'è di meglio, insomma. Ecco, mentre nel corso degli anni, cioè 10 anni dopo al processo, questa testimonianza, diciamo, poi varia negli anni 94, 97. Questa testimonianza si arricchisce di dettagli, fondamentalmente. C'è qualche piccolo cambiamento anche ad esempio sulla tipologia della macchina, perché mi pare che uno dei due parli di una Renault 4 invece che di una Golf bianca, ma la differenza macroscopica sta proprio nella fioritura dei dettagli. Questo elemento ci fa capire che la testimonianza dei due soggetti resa nel 1994 è ancora meno attendibile di quella resa nell'immediatezza. Perché? Perché il fatto che ci siano più dettagli in realtà va contro quella che è la normale curva di decadimento del ricordo, che tende a depurarsi nel corso del tempo dei dettagli laterali e tende a mantenere invece solo quello che è il nucleo centrale del ricordo. E nel racconto, nel dibattimento processuale, esce fuori anche la figura del ragazzo, che in prima istanza non c'è. Esatto, quindi c'è un arricchimento anche in termini di estensione del ricordo. E questo è successo perché? Perché nel lasso di tempo che è andato dal 1985 al 1994 sono intervenute una serie di informazioni post evento che hanno a tutti gli effetti influenzato il ricordo. E quindi il fatto che il caso abbia avuto una grandissima risonanza mediatica, per cui ci sia stata una diffusione di varie informazioni, e soprattutto anche il fatto che i due testimoni, quindi il Bonciani e il Borsi, abbiano parlato con altri soggetti, ma soprattutto fra di loro, di questo elemento, ha dato luogo a un effetto che si chiama conformity. Ripeto, lei mi ha chiesto un'opinione. Io, medico legale, lo fanno altri. Per me l'impressione che ebbi quel giorno era che l'omicidio non era fresco. Vi furono due testimoni che dichiararono di aver visto la ragazza francese la domenica mattina, riconoscendola dalla foto dei giornali. Sì, ma la ragazza c'aveva i capelli corti, questa la povera donna non c'aveva i capelli corti. Sai, ma i testimoni sono testimoni, voglio dire, collaborano, ma insomma ci sono stati certi testimoni qui molto importanti. Certo. E qui molto importanti, hai capito? Il motivo del viaggio di Jean-Michel Cravechevelli e di Nadine Morio verso
il tragico appuntamento con la piazzola degli Scopeti è un po' un misto di vacanza e di lavoro, vacanza per lui, vacanza lavoro per lei, che aveva un negozio di calzature e quindi era interessata a passare alla Fiera delle Calzature di Bologna, che è un appuntamento storico importante che si tiene tutti gli anni appunto nel quartiere Fiera di Bologna. Quindi loro partono dei diversi giorni prima della loro ultima notte, fanno tutto un viaggio che passa attraverso la costa Ligure e questo come lo sappiamo? Lo sappiamo perché nella Golf Bianca con targa francese parcheggiata lì a fianco alla tenda, sulla piazzola degli Scopeti, dentro ci sono tutta una serie di scontrini che documentano precisamente le Coca-Cola che hanno bevuto, dove si sono fermati, il casello dell'autostrada, perché? Perché giustamente l'amoroso lo poteva riportare come spese di lavoro e quindi metterlo in contabilità. Noi quindi sappiamo che l'ultimo posto sicuro in cui sono stati è una pizzeria di Pisa in cui mangiano a ora di pranzo del venerdì. Questa è la cosa sicura. Gli scontrini degli esercizi di ristorazione che quantomeno confermano la presenza in Forte dei Marmi per il 5 di settembre, giovedì, e poi a Pisa e prima ancora a Tirrenia la mattina del 6 di settembre. Allora mi chiedo se almeno quantomeno questi ultimi elementi erano conosciuti, a parte gli elementi conoscibili riferiti cioè alla presenza delle ricevute autostradali, quindi proprio tanto non essere. Dico, se tutto questo è vero, dico, com'è possibile dare credito alla versione ufficiale di Lotti riferita nel bar interrogatorio dell'11 di marzo, quando riferisce di avere riscontrato la presenza dei francesi 3 o 4 giorni prima della consumazione di questo delitto, e non torna assolutamente con i giorni. Quindi al di là della chiamata in corretà di Lotti e di Pucci, su Vanni non fu trovato nessun elemento. Assolutamente no, Lotti era l'unico testimone, va bene, di tutto quello che raccontava in diretta, questa è la verità, perché viene ritenuta attendibile e riscontrata addirittura, quindi con riscontri, arricchita da riscontri, la chiamata in corretà che fa il Lotti nei confronti di Pacciani e di Vanni. Questo è, su questo si regge la condanna del Vanni. Nel momento in cui fossimo riusciti a convincere i giudici che il Lotti era assolutamente inattendibile, non c'era paragone tra un chiamato in corretà del calibro di un Marino nel processo Sofri, per esempio, e un chiamato in corretà come il Lotti, che si vedeva chiaramente, per esempio, a proposito del diritto degli Scopeti, si capiva perfettamente che lui non c'era stato sulla scena del delitto. Addirittura non indica il taglio nella tenda in un punto opposto rispetto a quello reale e altre amenità di questo calibro, insomma, ecco. Dalla nostra analisi emerge una verità storica del tutto diversa da quella giudiziaria, uno scenario certamente differente da quello descritto nelle sentenze. L'indagine sul serial killer di Firenze continua ancora. A 30 anni dall'ultimo duplice omicidio si sta ancora indagando, sperando di giungere ad una verità più completa rispetto a quella attuale. L'infinita vicenda si avvia, salvo clamorose sorprese, a catalogarsi come il più famoso cold case della storia della cronaca nera e giudiziaria italiana. Le tante, troppe zone d'ombra non ci permettono ancora di definirlo un caso risolto. Sono soltanto i dubbi dei giornalisti o di quelli che parlano di questa vicenda, così come nel processo a Pacciani l'accusa portata da Toni, da Piero Toni, aveva dei dubbi enormi su questa figura, tant'è che sull'impianto stesso del processo Tantolo dichiarare fin dalla prima udienza che lui non avrebbe sostenuto la colpevolezza dell'imputato. Allo stesso modo, quando si andò in assise per il processo ai compagni di merenda, accadde qualche cosa di parzialmente simile, perché il procuratore generale Propato, che era quello che sosteneva l'accusa, fece qualche cosa che poteva apparire sicuramente sorprendente o anche
anche paradossale, cioè chiedere l'assoluzione per Vanni e la calunnia per Lotti, il che significava sostanzialmente sconfessare in parte quello che era stato il lavoro della sua stessa procura per portare gli imputati al processo. E questo per dire chiaramente che cosa? Che rispetto alla figura di Lotti, alla ricostruzione offerta da Lotti, che è imputato e testimone, cioè contemporaneamente entrambe le figure, ci sono stati dubbi che non sono solo i dubbi della stampa, ma sono anche stati i dubbi dell'accusa.